Se vi dico alcune cose per iniziare, poi prendo le vostre domande. Poi il bilancio di questa settimana di impegno italiano alle Nazioni Unite, come sapete, avete seguito anche la presenza del Presidente del Consiglio che oggi ha lasciato New York per Detroit. Una settimana cominciata esattamente una settimana fa con la riunione aperta del Consiglio di sicurezza sulla situazione in Iraq, il contrasto a ISIL e poi proseguita con temi di una gravità eccezionale su cui torno tra un attimo, ma vorrei anche sottolineare alcuni piccoli ma grandi contributi che l'Italia ha portato a questa settimana di lavori che sono sicuramente un po' persi dal punto di vista del passaggio mediatico, comprensibile appunto in una settimana come questa, che però ci tengo a sottolineare perché caratterizzano, hanno caratterizzato sempre l'impegno italiano, a cominciare dall'impegno per la moratoria della pena di morte. Come sapete siamo stati promotori ieri di un side event su questo, stiamo lavorando insieme ad altri paesi e ad organizzazioni della società civile in Italia e a livello globale per arrivare ad un'approvazione. Una risoluzione per la moratoria della pena di morte a novembre che possa aumentare il numero di consensi e per noi questo è un punto tradizionalmente caratterizzante della politica estera italiana, dell'impegno italiano alle Nazioni Unite che quest'anno ci ha visti impegnati direttamente. Altre due questioni su cui ci siamo impegnati in modo particolare e specifico in questa settimana, da una parte un appuntamento che avevamo previsto sul contrasto ai matrimoni precoci e forzati, rientra in un impegno più generale che l'Italia ha sempre avuto sulla tutela dei diritti delle donne e delle ragazze, fa parte anche chiaramente dell'impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Come sapete, questo sarà un anno cruciale anche per determinare questo, così come un impegno italiano in particolare su il tema della nutrizione anche in prospettiva di Expo 2015 a Milano. Abbiamo lavorato ad un appuntamento sull'impegno delle donne sul settore della food security e della nutrizione e abbiamo colto l'occasione di alcuni incontri questa settimana per confermare la presenza l'anno prossimo a Milano del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon in occasione della giornata mondiale per l'alimentazione il 16 ottobre, della presidente del Cile Michelle Bachelet e del sindaco di New York Bill de Blasio che sarà anche lui a Milano l'anno prossimo per Expo. È chiaro però che questa settimana è stata caratterizzata e segnata soprattutto dal lavoro bilaterale e multilaterale sulle principali aree di crisi che minacciano la sicurezza a livello regionale e globale, in particolare quella europea, ma non solo. Abbiamo discusso questa mattina in un formato OSCE della crisi in Ucraina, dei suoi sviluppi, un appuntamento a cui erano presenti la gran parte dei ministri degli esteri dell'Unione Europea insieme alla presidenza dell'OSCE Svizzera Didier Burkhalter, a cui ha partecipato anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Una discussione volta soprattutto a sostenere l'implementazione dell'accordo sottoscritto a Minsk nell'applicazione di tutti i suoi punti, cercando di fare in modo che l'Ucraina trovi la strada della soluzione di questo conflitto sul proprio territorio.